Doppio appuntamento a Noli. 50 anni della 600 da festeggiare insieme e anche musiche degli anni 60. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Abbiamo pensato di fare una festa per i 50 anni della 600. La cosa è nata dall'iniziativa di un gruppo di amatori che hanno appunto 600 d'epoca nel Club Liguria, che si sono proposti appunto di creare questo evento a Noli, per cui sono venuti qui questa mattina, hanno portato qui le loro auto e abbiamo cercato di creare un po' di evento intorno a questo fatto, per cui Noli oggi è piena di 600 d'epoca e contemporaneamente c'è un concerto dedicato alla musica che andava in quel periodo. Gianni Martini, che forse non tutti sanno, è stato anche chitarrista di Gaber e oggi invece in una veste di organizzatore di questo coro di Music Line. Cosa state preparando? Quale repertorio? Cosa proporrete? Un coro polifonico che realizzi anche a cappella, cioè senza accompagnamento strumentale, dei brani come Barbarè, come Noi non ci saremo, piuttosto che Aumente te dell'Equipe 84, eccetera, e credo che sia appunto abbastanza insolito. Il nostro repertorio parte sostanzialmente dalla prima metà degli anni 60, diciamo dai Beatles e Rolling Stone, fino ad arrivare a cose anche più recenti, purché abbiano il sound, purché si possa riprodurre il sound di quel periodo. Cosa le piace della 600? Secondo lei che cos'è il fascino della 600? Il fascino della 600 è che con una macchina così piccola, così di minima dimensione, si può ancora fare gli stessi percorsi di una macchina moderna, diciamo si può fare del turismo e anzi dà la possibilità di fare un turismo ancora vecchia maniera, sia modo di vedere i paesaggi, di cosa che con le macchine moderne non c'è più possibilità di fare.